Bonjour ragazzi, oggi nuovo vlog perché non ho organizzato un altro video in tempo praticamente, spero apprezziate le mie sincerità. Allora, a parte che ho dormito pochissimo la scorsa notte e ho mandato email di lavoro ad orari indicibili, non che sia una cosa strana per me, ma certe cose, più che altro la non professionalità mi dà proprio fastidio e tendo ad arrabbiarmi. E quindi poi mi ritrovo a rispondere alle email la notte, perché magari chi le scrive sta tipo negli Stati Uniti e quindi ci sono cose che proprio non tollero. E quindi stanotte è andato un po' così, poi sono andata a dormire tardissimo e mi sono svegliata a mezzogiorno, che ovviamente per tutti i comuni mortali mi direte sì, ma Nicole, ma è tardissimo. Sì, però quando vai a dormire alle 5 e mi sono svegliata prima alle 10:40, insomma non è che abbia dormito tantissimo. Comunque non ha importanza, perché in realtà non devo fare niente di super faticoso oggi, a parte che fuori ci sono tipo 76 gradi, cioè non so se sia una cosa tollerabile, ma per me non lo è. Forse i 5 anni passati in Olanda mi hanno... non lo so, non sono più abituata a queste temperature. E forse sto quasi rimpiangendo ma gennaio, ve lo ricordate? No, ma a parte gli scherzi, come state? Come sono le temperature? Dove siete voi? Che cosa state facendo? So che le scuole sono finite. In realtà no, la maturità no. Maturandi, come sta andando? Devo dirvi la verità, non vi invidio affatto, però vi invidio l'estate che avete davanti e vi invidio il fatto che davvero poi una volta finito è una liberazione, è bellissimo, quindi quella sensazione ve la invidio e fatemi sapere come sta andando. Mi sa che sì, è certo, perché io avevo finito a luglio, quindi per forza non sono ancora finite le varie prove. Comunque, a parte questo, ragazzi, oggi solito trucco, domani andiamo alle terme in Slovenia, alle terme Olimia, non ci siamo mai stati né io né Eric, quindi fatemi sapere se ci siete stati, come vi siete trovati, che cosa vi è piaciuto, che cosa non vi è piaciuto, che cosa possiamo fare, magari anche lì nei dintorni, che mi date sempre consigli super super utili. Comunque, ok, come al solito il fondotinta che uso è sempre quello, Diego Dalla Palma, ragazzi, questo è fantastico, lo adoro, sempre il nudissimo, il mio colore è il 242N, fino a quando non mi abbronzo perlomeno, e il correttore che sto usando, che ho quasi finito, è sempre lui di Givenchy, il Tinte Couture Everywhere, non guardate, il colore è il 12, credo. Non guardate le mie unghie che sono terribili, ma devo andare a rifare il semipermanente e vado tra un'ora e mezza e quindi non vedo l'ora, devo rifare anche il semipermanente piedi, ragazzi. Comunque mi avete chiesto in tantissimi, adesso non lo trovo qua ma ve lo dico, in tantissimi avete chiesto qual era il rossetto rosso che indossavo nell'ultimo video, negli ultimi video. A parte che voglio scusarmi con voi se ieri non c'è stato un nuovo video, ragazzi, ma non sono riuscita proprio a farlo, a filmarlo in tempo, perché tra una cosa e l'altra, e tra, sapete cos'è, le challenge vanno filmate durante tutto il giorno e quando faccio una challenge a volte poi non riesco a preparare il video per il giorno dopo, perdonatemi quindi se ieri non ho caricato un video e non so nemmeno come sarà quando saremo alle terme, perché sto pensando comunque di prendermi giusto un paio di giorni proprio quando siamo alle terme per non stare al computer, perché se vado alle terme e stiamo lì una notte, aiuto, ok scusatemi, vado alle terme, stiamo lì una notte che sono praticamente due giorni scarsi e io passo 7 ore al computer, è un po' un peccato. E però, quindi non so, probabile che il video domani non ci sarà, quindi questo video voi lo vedrete giovedì ed è probabile che venerdì non ci sarà un nuovo video. Perdonatemi ragazzi, perdonatemi, ma appunto magari mi prendo giusto, cioè, 2 giorni di riposo, nel senso che non che sia per me faticoso fare video, perché io amo quello che faccio, cioè ho scelto, cioè se potessi scegliere, allora io amo quello che faccio, quindi non è pesante per me stare al computer, mi piace, contribuisce al mio canale, lo faccio per me, per voi, quindi è una cosa che mi dà forza, mi dà energia, mi piace, cioè
ci passerei le ore a pensare a quali video fare, eccetera, eccetera. Poi magari mi perdo nel montaggio per farlo più più bello possibile, eccetera, eccetera. E poi la soddisfazione quando vi piace un video. Quindi non è questo, il fatto è che appunto mi dispiace un po' passare, perché comunque ci vuole tanto tempo per fare i video, soprattutto sia per filmarli ma anche per il montaggio. E quindi non voglio passare tutto il tempo in hotel ad editare. E quindi per questo, scusatemi se domani non ci sarà un nuovo video. Comunque, in realtà stavo dicendo che io come al solito ho 50 parentesi quando parlo e ne apro una al secondo. E mi avete chiesto in tantissimi quale rossetto rosso stavo indossando nell'ultimo video o negli ultimi video, ed è il rossetto liquido Vice. Non ce l'ho qui da farvelo vedere perché mi sa che è di là nella borsetta, però è il Vice Liquid Lipstick di Urban Decay in colore Crimson. E in tanti in realtà si lamentano della formula di questi rossetti liquidi Urban Decay, ma vi posso dire la verità, per me sono fenomenali. Mangi, bevi, passa la giornata e rimangono lì e non se ne vanno, sono pazzeschi. L'unico problemino che posso forse avere con questi rossetti è che non sono ritoccabili, tra virgolette, perché se vai a ritoccarlo e ne metti un altro strato sopra si vede e diventa un pochino troppo spesso. Però visto che praticamente non c'è necessità di ritoccarli questi rossetti, non si pone il problema. Io li adoro e mi piace tantissimo anche Back Talk, che è più un rosa, non vorrei dire babbo, un rosa nude rosa non troppo chiaro. Mi avete visto indossarlo tantissime volte, quindi sicuramente lo conoscete. Però quello era appunto il Crimson, e molto spesso quando mi vedete indossare un rossetto rosso o è quello oppure è il Style Shocked Powder Kiss Lipstick di MAC, oppure il Dangerous, sempre di MAC. Mi sto trovando anche molto bene con questo di L'Oreal, che è I Am Worth It. L'unico problema di questi è che non sono proprio opachi come piace a me, però sono molto carini. Ma voi con il caldo vi truccate? Io mi trovo sempre a truccarmi anche se fa caldo, mi piace troppo l'effetto del trucco. Boh, non lo so, anche se fa caldo comunque lo faccio. E ragazzi, ultimamente sono tipo, saranno 10 giorni che metto l'illuminante non stop. Non ho messo l'illuminante per anni perché proprio non mi ci vedevo. E però con tanti illuminanti non mi ci vedo in realtà, forse perché sono troppo esagerati. Quello invece che mi piace tantissimissimissimissimo è lui, è quello della palette Chiara Ferragni, ragazzi. Quello che ho provato con voi praticamente nel video in cui testavo i prodotti di Chiara Ferragni continua a piacermi tantissimo, ed è tada, ed è lui. Io amo questo illuminante, quello più chiaro. Sono tutti e tre in realtà super pigmentati, però quello più chiaro sulla mia carnagione, almeno adesso che non sono per niente abbronzata, secondo me è quello che mi sta meglio. E anzi, lo stenderemo assieme. Che tra l'altro sono super fiera, vi faccio vedere, di questo nuovo espositore che ho trovato su Amazon. Non saprei dirvi in realtà il nome, ma è super super carino secondo me, perché prima avevo un po' un c'era un po' un casino pazzesco su questa scrivania. Adesso invece secondo me è tutto molto più ordinato grazie a questo espositore, perché praticamente ho messo tutto qua e puoi tu regolarti a seconda delle cosine. Ma stai là tu. The Professional è una vita sua, un suo volere, perché puoi praticamente selezionare tu come posizionare queste mensoline in modo da appunto lasciare lo spazio che serve ai prodotti. Secondo me è molto 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 carino. Comunque adesso, comunque oggi appunto nessuna cosa particolare. Sto aspettando che mi arrivi la spesa, ragazzi, dovrebbe arrivare tra poco. Eccolo qua l'illuminante, che in realtà poi a fine giornata sono tutta lucida per via del caldo, ma non ha importanza. Mi piace troppo, perché non è troppo esagerato secondo me. Cioè, si vede se magari pieghi la testa in alcune angolature, ma non è troppo boom, cioè non mi piacciono quelli che sono così esagerati, non ci posso fare nulla. Quindi lo metto anche sotto il sopracciglio, un pochino, anche qua.
Comunque ho ascoltato i vostri tantissimi consigli, mi avete detto: Nicole, fai il tatuaggio per i 10 anni su YouTube e per i 700.000 iscritti la torta, quindi farò assolutamente così. Quindi per il tatuaggio aspetterò ancora un po', perché i miei 10 anni sono a fine agosto. Non ci posso credere che siano passati 10 anni, quindi a fine agosto appunto andrò a fare il tatuaggio. Sto ancora scegliendo, quindi in realtà se avete disegni da mandarmi, da consigliarmi, l'importante è che sia piccolino e che praticamente abbia a che fare con il mio canale, che appunto rappresenti un po' la mia storia su YouTube, o voi che mi seguite, una cosa così. E quindi siete ancora in tempo, assolutamente, perché lo farò a fine agosto. Mandatemi le vostre idee per tatuaggi eccetera sempre su Instagram, mi raccomando, mi trovate come kissandmakeup01. Allora, oggi non andrò a truccare gli occhi perché ultimamente non li trucco tantissimo, metto mascara, però per il resto non li trucco, quindi farò la stessa identica cosa anche oggi. Non so se è il caldo, non so se è una fase che mi passerà, ma sto facendo l'esatto opposto di quello che ho sempre fatto, cioè ho sempre truccato tanto gli occhi, non ho mai messo illuminante, adesso metto illuminante come se non ci fosse un domani e non trucco più gli occhi, quindi non lo so che cosa mi sta succedendo, ragazzi. Secondo me è una fase, ma io ho tantissime fasi con il trucco e voi in questi 10 anni sicuramente ve ne sarete accorti in realtà. E tra l'altro non vedo l'ora, a fine luglio, di andare in vacanza con Eric. Non vi anticipo ancora nulla sulla meta eccetera eccetera, ma non vediamo l'ora, anche perché stare in città, vabbè che ok, c'è il mare qui, quindi insomma, però stare in città in estate è veramente veramente difficile. E poi vorrei andare anche a trovare Demelza in realtà, perché l'anno scorso sono stata molto spesso da lei, quest'anno poco, quindi mi manca. Ok, non so se truccare anche le ciglia inferiori, che è il bello di questo. Poi mi chiedete sempre: Nicole, ma che mascara usi? È pazzesco. In realtà è il mascara che fa tanto, ma tanto lo fa anche il lash lift, cioè la laminazione ciglia, è la stessa cosa, in America lo chiamano lash lift, mi viene più facile. Uso il Better Than Sex, che in realtà ne sto usando due simultaneamente, quello glitterato e quello con i brillantini. È il Better Than Sex, che secondo me è uno dei mascara migliori al mondo, però tantissimo appunto lo fa anche il lash lift, perché ti alza le ciglia, quindi ovviamente è come averle sempre super piegate con il piegaciglia. In più il lash lift le rende anche più scure, perché non faccio solo il lash lift, ma cioè parte del trattamento in realtà con il lash lift sono anche queste vitamine e questi oli nutrienti e la tintura alle ciglia. Quindi oltre al fatto che sono super super piegate verso l'alto, perché le mie sono, ragazzi, naturalmente drittissime, ok, oltre al fatto che sono naturalmente piegate verso l'alto, sono anche molto più spesse e molto più nere, quindi è ovvio che si vedono molto molto di più. E tra l'altro, a chi sta ancora facendo le extension alle ciglia, io consiglio veramente tantissimissimo di dare una chance al lash lift, perché ragazzi, cioè è mille volte meglio rispetto all'extension alle ciglia. L'extension, dopo pochi giorni che l'hai fatta, diciamo già dopo la prima settimana, già si cominciano a vedere i buchini, gli spazi vuoti, poi crescono e ci sono quei tipo quei nodi fastidiosi che si sentono sulle ciglia, non puoi struccarti con quello che vuoi, non puoi usare trucchi waterproof, sono un po' una seccatura, anche se ovviamente danno un bel effetto, ma sono un pochino una seccatura secondo me, almeno per me lo era, e a volte tendono anche ad essere un pochino troppo artificiali. E invece il lash lift, ragazzi, sono le tue ciglia però piegate e più scure, e poi dura molto di più, perché le extension, le ciglia ogni 2 settimane dovevo andarle a fare se volevo avere una roba decente sempre. Invece il lash lift lo faccio ogni 2 mesi, tipo inizialmente ogni mese mi sa che si fa, e poi ogni 2 mesi, quindi
sei anche molto più libera e in estate non devi preoccuparti della piscina, del mare, eccetera, perché non cadono, cioè non è come con l'extension che cadono quando vai a fare il bagno, se le bagni con il sale, eccetera, insomma, il lash lift sono le tue ciglia, solo che sono più fighe praticamente. Ok, e il bello di questo trucco senza truccare gli occhi è anche che finisci, a parte che poi con la salvettina struccante pulisco anche il cellulare, perché ragazzi i nostri cellulari sono veramente zozzi, ricordatevelo, e quando appoggiate il cellulare sul viso andate a mettere tutti i batteri schifosissimi che avete, perché le mani, ok, sono sempre sporche, tocchiamo ovunque, sono sempre sporche, e poi tocchiamo il cellulare, quindi lo schermo del nostro cellulare è super zozzo. Se poi andiamo tutta questa zozzaggine a spiaccicarcela in faccia, è ovvio che ci vengono i brufoli, quindi ogni tanto è buona cosa anche dare una pulita. Ancora meglio sarebbe usare queste, che si trovano in farmacia, e sono dei fazzolettini disinfettanti, ci sono anche quelli un po' più piccolini, questi sono troppo grandi in realtà, che sono quelli pre-iniezione, e hanno azione battericida e virucida, sono disinfettanti, ovviamente le salvettine struccanti insomma puliscono ma non sono disinfettanti, questo lo è, quindi ogni tanto è una cosa intelligente andare a pulire il cellulare, fidatevi. E poi, allora, rossetto, io oggi resterei sul nude, in realtà dobbiamo fare le sopracciglia, e uso la Brow Contour Pro, mi sto trovando molto bene con questa, anche se uso in realtà solo la, questa è la Blonde Light, ed è un pochino troppo chiara per me, quindi uso solo la Deeper Shade, cioè la Deeper Shade in realtà è giusta, ma all'inizio useremo oggi la Lighter Shade, perché se non trucco tanto gli occhi, poi le sopracciglia scure mi fanno un po' strano. E quindi facciamo un trucco un pochino più natural, diciamo. Ok, adesso prendo la Deeper Shade. In realtà se usassi il colore medium brown, mi sa che è light brown o brown, comunque di quella uso solo il colore più chiaro. Questa invece, che è blonde light, appunto, secondo me è un pochino troppo chiara se uso solo il colore più chiaro. Quindi si dovrebbe teoricamente fare sempre così, usare il colore più chiaro all'inizio del sopracciglio, quello più scuro da un quarto fino alla fine. Ma solitamente sono troppo pigra per farlo, ma oggi facciamo così. Secondo me risalta di più gli occhi senza appesantirli troppo. Non vado a disegnare neanche, non vado a disegnarle troppo perfette, altrimenti secondo me stonano se il trucco non è tanto. Un'altra cosa che ci tenevo a precisare, allora, ricevo sempre tante richieste e mi chiedete: Nicole, sto andando in Slovenia, sto andando a Trieste, sto andando ad Amsterdam, mi consigli un hotel? Ragazzi, allora, io in Slovenia sono sempre stata da familiari, amici, in Croazia in realtà sono sempre andata tipo con la mia famiglia e sceglievano i miei e non ho idea dei nomi. A Trieste ci abito e quindi non conosco nessun hotel. E ad Amsterdam io ci ho vissuto, quindi non so consigliarvi gli hotel, se non un paio che mi avevano sponsorizzato e dove mi sono trovata molto bene, che erano quelli della catena Hotel V. Lì mi sono trovata molto bene, super colazione, stanze grandi, anche belle le location. A parte questo però, ragazzi, non saprei proprio. Una cosa che mi sento però di consigliarvi, sempre riguardo Amsterdam, è oggi come rossetto andrei sul nude. Una cosa che mi sento di consigliarvi riguardo Amsterdam, vediamo quale nude. L'Extreme Matte potrebbe andare bene, di Mesauda, colore latte. E una cosa, o se no, no, andrei forse più, vediamo, sì, questo è un po' troppo nude, andrei forse sul Pavlova, sempre Mesauda Extreme Matte, che è un pochino più rosato. E una cosa che mi sento di consigliarvi di Amsterdam, più che altro di sconsigliarvi, è di andare a soggiornare nella zona della
dell'arena dell'Ajax, perché è una delle zone più brutte, se non la zona più brutta della città. Quindi anche se gli hotel costano un po' meno in quella zona, cercate di evitarla. Non che sia particolarmente pericoloso, ci ho dormito anch'io una volta, perché uno degli hotel che vi dicevo è anche in quella zona. Io però conosco bene la città, so come muovermi, so dove andare, eccetera eccetera. Non che sia brutta, il mio ex ragazzo, insomma, Neil, lì aveva gli allenamenti di basket, quindi ci sono stata, però diciamo che la sera da soli non è proprio il massimo, ecco. Quindi se proprio, e poi non è nemmeno centrissimo, quindi poi dovete comunque spendere per il tram, per andare in centro. I tram comunque tendono a costare un pochino più rispetto all'Italia, quindi sconsiglio tutta la zona attorno all'arena dell'Ajax in realtà. E consiglio invece, in realtà il centro poi è tutto bellissimo, dipende da quello che volete fare, dai posti che volete visitare. Io vi consiglio, una bellissima zona è quella vicino al Vondelpark, che è comunque super centro. E visitatelo, il Vondelpark, che è un parco meraviglioso, è quello più conosciuto della città, ma visitate anche il Beatrix Park, che non è niente male, è meno turistico e si sta un pochino più in pace. E una cosa che sconsiglio di Amsterdam è di, allora, è di noleggiare le biciclette, ragazzi, perché abitando lì 5 anni mi è capitato talmente tante volte di vedere turisti in bici che non sanno muoversi e che quindi sono pericolosi per se stessi e per gli altri. Ho visto gente farsi male, quindi evitate la bicicletta, ok? Specialmente se andate a divertirvi, you know what I mean, eccetera eccetera. Evitate la bicicletta, ok? Perché è meglio a piedi, fidatevi di me. Ho visto scene non tanto belle, e quindi lasciate, secondo me è meglio, e poi magari prendi la bici, ok, puoi farti un giro nel parco, però evitate la bicicletta come mezzo di trasporto, perché ad Amsterdam non si, andare in giro in bici non è come può essere da noi, lo fai per hobby, per passatempo, per divertirti, per rilassarti. Lì la bicicletta si usa come mezzo di trasporto, quindi la gente va veloce, bisogna saper tenere la destra, perché nelle corsie delle biciclette non è tratteggiata, cioè non c'è una linea in mezzo tratteggiata che te lo fa vedere, però tutti lo sanno, chi va in bici ad Amsterdam o comunque in Olanda, devi sempre tenere la destra perché ti sorpassano nella stessa corsia, ok? Quindi devi saper stare alla tua destra, devi saper segnalare prima se giri destra e sinistra, e devi anche saper tenere il passo perché la gente lì va veloce. Quindi se tu ti metti ad andare piano o ti fermi, la cosa peggiore è fermarsi. E io mi sono arrabbiata tanto con tanti turisti quando ci abitavo, perché si fermano nel bel mezzo della corsia e stanno lì, ed è pericolosissimo, perché tu arrivi a una certa velocità, perché comunque magari hai un impegno, ok, e lì è tutto dritto, quindi acquisti velocità, e ti ritrovi due persone nel bel mezzo della corsia, non riesci a frenare, ci finisci dentro, ok? Quindi è capitato a me molte volte, e non consiglierei. Se abitate lì è un fatto diverso, però imparate prima ad andare in bici come mezzo di trasporto e non come hobby, perché da noi in Italia si vede in modo diverso la bicicletta. Lì è un mezzo di trasporto e bisogna stare attenti. Quindi questo è quanto, il trucco è completo, ho fatto appunto solo base, avete visto, sopracciglia e labbra. E il mascara, secondo me, davvero, con il lash lift è pazzesco, pazzesco. Qui comunque c'è Gatto Max. Ciao Gatto Max! È l'ora della nanna, è l'ora della nanna, è l'ora della nanna! Adesso io andrò a fare delle fotine, perché devo lanciare il giveaway in collaborazione con Hair Care Panda, che
sarà questo. Comunque quando vedrete questo video penso sarà già online. E vi regalo, andate sul mio Instagram, in realtà ho un sacco di giveaway aperti, ne ho altri in arrivo, andate sul mio Instagram perché vi regalo appunto tutto una confezione di Hair Care Panda, che sono le caramelle gommose, che in realtà sono vitamine per i capelli, quindi sono buonissime ragazzi, io amo le caramelle gommose, infatti non vedo l'ora di fare questa foto così finalmente posso aprire il pacco e mangiarmele. E ah sì, si vedono qua sotto, sono troppo buone, però fanno anche bene perché sono vitamine per i capelli e hanno il massimo di biotina e altre vitamine, lo vedete, c'è addirittura biotina, c'è 5000% biotina, poi un sacco di altre vitamine, la vitamina B6, vitamina B12, vitamina A, che diciamolo in estate fanno bene non solo per i capelli ma anche proprio per chi soffre il caldo, magari pressione bassa eccetera. E poi queste invece sono nuove, Sparkling Hair Food, sono delle pastigliette, insomma non sono pastiglie ovviamente, sono delle avete capito, effervescenti al sapore di fragola, che buone, e sono anche questi delle vitamine per capelli. Sono super curiosa di provarle perché le caramelle gommose le amo. E poi qui c'è un altro regalo ed è un piccolo zainetto, un piccolo beauty case per voi. Troppo carino questo brand, mi piace un sacco e quindi sono contenta di collaborare con loro per farvi avere qualcosina in regalo. E a parte questo, molto presto, credo già domani, lo vedrete online, lancerò un giveaway su Instagram della mia fairy tale, la mia candela con jewel candle, che sapete ho creato io sia per quanto riguarda il packaging che per quanto riguarda la profumazione, vaniglia, caramello, è troppo buona, mamma mia, ma soprattutto ho disegnato tutti i gioielli che trovate all'interno, sono 17 paia di orecchini diversi che io come al solito indosso, c'è questo fulmine, poi gli anelli con le perline, i diamantini, e quindi è una sorpresa, ma all'interno di ogni candela c'è un paio di orecchini in argento placcato oro 24 carati, quindi sono dei veri e propri gioielli. Ragazzi, mi state mandando in tantissimi le foto dei gioielli che state trovando all'interno della mia fairy tale, quindi sono felicissima. E in realtà volevo dirvi, non è sponsorizzato, in realtà il brand mi ha contattato e mi hanno detto guarda, se vuoi raccontarla questa cosa, ma dal 26, adesso non mi ricordo esattamente, vado a vedere, comunque dal 26 dovrebbe esserci scritto anche sul sito. Adesso non trovo esattamente il giorno in cui finisce questa promozione, ma sono solo pochi giorni ragazzi, quindi dal 26, che per voi era ieri, sul sito Jewel Candle potete avere una candela omaggio ad ogni acquisto. Qualsiasi candela voi acquistiate ve ne regalano una, ma la figata più grande è che se ne acquistate due ve ne regalano due, fino ad un massimo di quattro, quindi ne acquistate tre ve ne regalano tre. È una cosa che non avevano mai fatto prima e io impazzirei, quindi volevo farvelo sapere. Ripeto, non è una cosa sponsorizzata, mi hanno proprio solo chiesto se poteva interessare ai miei follower di comunicarlo, e io penso che se qualcuno vuole acquistare una candela, averne un altro in regalo, se vuole acquistarne tre, averne tre in regalo, è una cosa insomma che può interessare. Quindi questo è quanto, ma sul sito troverete, mi sa che dal 26 al 30 di giugno solo valida, per pochissimi giorni. E volevo vedere se mi hanno dato altre informazioni. Valida fino a esaurimento scorte delle candele omaggio, ok, quindi non si sa esattamente, ma penso comunque pochi giorni. Tutte le candele presenti sullo shop saranno acquistabili online, le candele omaggio sono sorpresa, quindi non si sa quale candela si riceve gratuitamente, però è una figata. E la promozione non è cumulabile con voucher o altre offerte. Beh, insomma, ricordatevi comunque che se volete acquistare la mia di candela fino a fine giugno c'è il codice FAIRY-NICOLE10 per avere il 10% di sconto sulla mia fairy tale, che non è niente male, ma spero di riuscire magari anche dopo giugno a farvi avere un codice sconto, anche se non è sicuro, quindi vabbè, acquistatela adesso se volete usare lo sconto fino a, appunto fino a fine mese, sono sicura di potervelo dare, poi non sono sicura. E quindi questo è quanto, adesso farò qualche fotina, ma appoggio la videocamera di nuovo, scusatemi, vi ho appoggiati sul mio mobile Alex dell'IKEA perché così è più semplice, perché spesso mi dite Nicole fai giveaway anche su YouTube. Vi ho detto che vi metterò la candela 2, in realtà su Instagram ve ne regalerò, Jewel Candle, la mia fairy tale, ma
non vi ho detto, e ve lo dico adesso, che in questo video vi regalo anche due Fairy Tail, quindi anche in video, finalmente, mi dite sempre Nicole fai giveaway anche su YouTube, finalmente vi ascolto. Quindi commentate questo video, basta che ci mettiate dentro la parola fairy tale, così so che la volete, e due di voi la riceveranno a casa. Poi vi contatterò in qualche modo, non so ancora come, ma in qualche modo vi contatterò qua su YouTube, risponderò al vostro commento, quindi vedrete, vi arriverà la notifica, attivate la notifica mi raccomando, e vi arriveranno appunto a due persone, la manderò, quindi se volete ricevere a casa la mia fantastica candela fairy tale al profumo di caramello e vaniglia. Devo approfittare per usarla. Oh, mamma mia, è troppo buona che mi viene fame. Sempre voglia di dolce mi viene quando l'annuso. E se volete riceverla, mi raccomando, commentate e basta che scriviate fairy tale qualcosa, così so che la volete e a due di voi arriverà a casa. Quindi giveaway anche su YouTube, vediamo come va, così magari ne farò altri. E comunque ne regalerò altre due anche su Instagram, penso, quando vedete questo video domani o dopodomani. Comunque è in arrivo, adesso vado a fare questa fotina perché tra un po' mi arriverà la spesa. Molto interessante, mi arriverà, però ragazzi è così, cioè lo sapete, questi vlog caserecci, e poi molto spesso vado a fare le unghie e voi mi accompagnate nei miei vlog, quindi è così, ma spero che vi piaccia un po' di girl time, o come direbbe Jenna Marbles, un po' di me time. Ok, foto fatta, mi sono anche cambiata nel frattempo perché con quel body e con i jeans avevo sinceramente troppo caldo, quindi ho messo quest'altro body nero e la gonna lunga arancio, che è l'outfit più fresco che potevo inventarmi in questo momento. Comunque riguardo la promo Jewel Candle di cui vi parlavo prima, la mia fairy tale è inserita, nel senso che, perché non sono stata molto chiara, ci stavo ripensando, nel senso che se acquistate una fairy tale avete un'altra candela omaggio a, come dire, a sorpresa. Se acquistate due mie candele fairy tale ne avete altre due candele a sorpresa in regalo, ok? Quindi la mia candela fairy tale c'è, è presente, nel senso che se l'acquistate avete delle altre candele in omaggio, ma se acquistate altre candele non avete la fairy tale in omaggio. Questo, cioè, la fairy tale non fa parte delle candele gratuite, ok? Solo questo, però se le acquistate ve ne regalano una, se ne acquistate tre ve ne regalano tre, quindi ecco, no, giusto per insomma intenderci, completamente gratuitamente, ok? Comunque, la spesa non è ancora arrivata e mancano 20 minuti alle 3, mi sto un po' arrabbiando e non è sponsorizzato, supermercato 24 è il servizio che io uso di solito e molto spesso sono o in ritardo o in anticipo o ti annullano la consegna 20 minuti prima, quindi questa cosa mi dà un po' fastidio. Nel frattempo ho finito la l'asciugatrice e spero che siano puntuali perché poi devo scappare ed ho appuntamento da Golan per le unghie e devo assolutamente farle perché domani e dopodomani siamo alle terme e io devo avere le unghie a posto. Ok, niente, praticamente ho sentito adesso supermercato 24, ma sono l'unica che usa questo servizio perché in realtà è molto comodo, cioè se abiti in una zona un pochino difficile da raggiungere eccetera e magari devi portare, che ne so, 12 bottiglie d'acqua, 6 Coca-Cola, eccetera, eccetera, sono tipo 20 kg di roba, è molto utile, cioè giustifica secondo me questi 4,50€ della consegna, perché poi tutto il resto in realtà sono i prezzi che si trovano al supermercato, quindi secondo me è molto utile, faccio una spesa ogni tanto molto molto grande, così appunto pago sì 4,50€ di consegna, ma una volta al mese, in più non devo portare pesi e non dobbiamo portare pesi, quindi questo è super utile. Il fatto è che arrivano, cioè a volte in anticipo, ultimamente sempre in ritardo, io ho appuntamento da Goran quindi devo per forza uscire e mi lasceranno la spesa davanti la porta, mi sono messa adesso d'accordo, ma sono l'unica che ha questi problemi, sono l'unica ad usare questo servizio, perché in realtà potrebbe essere un servizio molto efficiente, non fosse per i corrieri che, cioè è sempre così. Non è che capita, sono sempre in ritardo, cioè lui adesso praticamente doveva essere qua un'ora fa, sta facendo la spesa comunque, però sono riuscita a risolvere, questo sono contenta, ma fatemi sapere se sono l'unica che usa questo servizio, se è in tutta Italia, presumo di sì. Come vi trovate? Perché io già in Olanda ordinavo la spesa online e mi sono sempre trovata molto molto bene. Comunque, adesso, vabbè, i gatti stanno facendo la lotta, come al solito Gatto Denver e Gatto Max ormai sono inseparabili e super super amici, stanno tutto il giorno assieme loro due e Denver a volte rincorre Max, ma è più Max che rincorre Denver e lo emula e ci vuole giocare. Denver è un po' più paccioccone, pigro, e Max invece è molto giocherellone e anche più piccolino d'età, quindi è normale
e poi si parlano. E, ma mi fa troppo ridere. Oh, ma questa è una lotta seria, ragazzi. Questa è una lotta seria. Non fatevi ingannare, però, perché a volte si lavano, dormono assieme, mangiano assieme. Vabbè, li lascio qua e vado a far le unghiette, finalmente. Sono troppo contenta. Ragazzi, anche oggi non posso non usare la mia, non indossare la mia nuova Chanelina con effetto sabbia, l'adoro. E praticamente da quando l'ho presa sto usando solo questa. Sta bene praticamente con tutti gli outfit. La amo. Eccolo qua l'outfit di oggi, zero impegnativo veramente. Body super fresco e poi maxi gonna, anche questa super fresca. Ai miei piedi ho i sandali Valentino. Qui c'è Gatto Max che si fa vedere. E amo questi sandali, sono super comodi e comunque carini secondo me, con queste borchiette danno un tocco in più. E ovviamente la borsa, non può mancare questa borsa che vi dicevo. I'm obsessed. E poi in tantissimi mi chiedete informazioni riguardo alle collane che sto usando ultimamente. Allora, questa è di Miss Soma, si trova online, Miss Soma. Questa è di Carlita Dolce ed è del suo shop, è stato un suo regalo e la indosso molto spesso perché è molto bella. E questa invece è di Kate Spade ed ha la mia iniziale. Finalmente svelato questo mistero. E questo invece che stava nella borsetta è il rossetto rosso che indossavo negli ultimi video e vi è piaciuto tantissimissimo. Eccolo qua, Vice Liquid Lipstick Urban Decay, colore, vediamo se riesco a metterlo a fuoco per voi. Eccolo qua, no, forse, no, dai! Eccolo qua, colore crimson. Stupendo, un rosso intenso, veramente meraviglioso. Ci siamo ragazzi, sono da Golan e finalmente sto facendo allora le unghie. Nel frattempo, che avevo proprio bisogno, e stavolta torno sul nude, insomma mi conoscete, quindi cambio poco, io sono molto abitudinaria in realtà e il nude mi piace troppo, anche se il bianco devo dire non mi dispiaceva, quindi potrei rifarlo. E si chiama Bubble Bath, ma poi magari vi faccio vedere bene il colore da vicino, ma insomma penso che lo conosciate. È tipo un nude molto lieve, traslucido, a parte l'unghia che non è ancora stata fatta perché si è rotta, quindi bisogna rinforzarla ulteriormente. E nel frattempo mi hanno fatto anche la piega, che non volevo neanche fare inizialmente, poi mi hanno detto sì, facciamo la piega, ho detto ok. E quindi mi hanno levato loro i capelli e ho fatto la piega, che non so se si vede tanto bene, magari allo specchio la vedete meglio da dietro. Molto bella, devo dire, niente di troppo, giusto qualche onda e dritti sulle punte. Ecco fatto, sono super contenta della piega perché non era una cosa che avevo preventivato oggi, invece ho dei capelli bellissimi. E poi abbiamo fatto anche le unghie, adesso potete vederle finite perché nel frattempo in questi giorni mi si era spezzato l'anulare, eccolo qua. E però siamo riusciti con un prodotto simil gel a far stare insieme l'unghia, cioè l'abbiamo tipo ristrutturata e ricostruita praticamente, e quindi questo risultato, sono molto contenta. Ebbene sì, oggi sono tornata al mio nude, ragazzi, che abbandono per un po' ma non per sempre. Ciao gattoni, sono tornata, ciao gatta Beta, ciao piccola, no, non ti cago, ciao gatto Max. Strano, perché di solito la trovo che dorme sul letto quando torno a casa. Ciao gatto Max, dove il tuo compare? Ciao gatto Never! Amore mio! Invece, gatta Stellina invece non si avvicina mai a questa parte della casa. Lei sta solo in soggiorno, al massimo va nel mio studio, cucina mio studio, poi va fino al bagno, quello di là, e basta. Non viene mai da questa parte della casa. Troppo pigra. Comunque nel frattempo mi hanno lasciato la spesa davanti la porta praticamente, il che non mi rende tanto felice perché avevo il gelato, ma vabbè. E poi sono passata anche a prendere questi pacchetti che mi sono arrivati dalle aziende, magari adesso scopriremo di che cosa si tratta. Ho messo via la spesa, nel frattempo vi faccio vedere quello che ho preso. Dovevo assolutamente mettere subito tutto in frigo, in freezer, perché altrimenti sarebbe un po' rovinato il tutto. Allora, ho preso questi che sono i miei yogurt preferiti del momento, sono molto buoni, con gli anelli di cioccolato,
e le stelline, poi yogurt greco, faccio veloce perché non voglio tenere il frigo aperto troppo a lungo, zucchine bianche che io in estate ne mangio a quintali, quindi sì, mangio anche verdura ragazzi. Poi ho preso questa scamorza affumicata per Eric, mangio anch'io in realtà. Poi ho preso l'insalata russa, i gamberetti, acqua, una bottiglia di prosecco extra dry, melone, albicocche, carote, latte di mandorla, stavolta ho preso quello della Fabbri, e poi ho preso, allora, vabbè qui c'è un po' un casino, comunque ho preso i Fonzies, queste patatine Dixie, i cornetti di mais e olive verdi che ho sbagliato invece di prenderle snocciolate, sono intere, o forse ho sbagliato il ragazzo delle consegne, e basta, credo, questo è quanto. E poi invece vi faccio vedere le cosine che mi sono arrivate, i pacchetti che mi sono arrivati. Allora, uno era uno slime che ho ordinato io e odio il fatto di doverci sempre aggiungere della borace perché altrimenti sono super sticky e troppo liquidi quando ti arrivano. Comunque è stato molto carino, è stata molto carina a farmi avere anche una caramella gommosa. Poi mi sono arrivati questi tre prodotti da Mesao da Milano, sono tre illuminanti, e poi mi è arrivato quest'altro pacchettino da Fito Paris e ve li farò vedere invece sulle stories di Instagram, così spacchetteremo lì assieme. Mia family, non ho filmato per tantissimo tempo, questo vlog è veramente una specie di flop oggi. Allora intanto mi posiziono sopra due candele così non devo tenere la videocamera. Buonasera signor Gatomax, Gatomax facendo le fossa. Gatto Max, lui ti lava tutta la faccia, ti scarta vetra con questa lingua. Gatto Max, anch'io ti voglio tanto bene, Gatto Max. Ah, che dolore, che male. Poi gli do io un bacio e rimane malissimo. I bacini, non li vuoi i miei bacini? No, tu prenditi i miei, ma io i tuoi non li voglio. Dobbiamo stare vicini vicini, Gatto Max. Vicini vicini dobbiamo stare io e te. Ok, basta. 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 Aia. Ah, qua te ne devi stare. Vabbè. Importante che tu stia comodo, Gatto Max. Cioè, farvi capire. Ok. In realtà non sto benissimo perché... Ah, voglio uscire. Un secondo, ragazzi. In realtà non sto benissimo perché una volta uscita, probabilmente con il caldo eccetera, ragazzi, mi ha preso un mal di testa allucinante e è tornato Eric a casa, abbiamo cenato e sarete fieri di me, ho mangiato zucchine, quelle che vi ho fatto vedere che ho comprato oggi, che mi hanno portato a casa con la spesa, e io le adoro, sono troppo buone, quelle chiare, quelle bianche, e ho finito praticamente una confezione di zucchine e poi ho mangiato soltanto un pezzettino di pollo, ma perché non mi andava tanto di mangiare pollo, mi andava di mangiare zucchine perché le adoro. E mi ricordo quando i miei nonni, che hanno una campagna grande, avevano anche un bell'orto, neanche tanto piccolo, e avevano le zucchine ed erano buonissime. Quelle di casa erano, vabbè, ovviamente non possono essere quelle del supermercato come quelle dei miei nonni, però mi ricordo sempre di quando le faceva mia nonna, erano buonissime. Così, comunque, piccolo momento nostalgia. E in realtà appunto poi mi sono detta ok, ceno, probabilmente mi passerà, magari sarà la fame. Ho preso un antidolorifico e sono passate tante ore dall'antidolorifico, cioè quest'ora doveva già fare effetto, tipo 3 ore e mezza praticamente, non mi è passato il mal di testa, cioè si è un po' affievolito, ma c'è comunque, quindi non sto proprio benissimo sinceramente. Però domani, in realtà domani mattina andiamo alle terme, quindi in Slovenia, è abbastanza lontano, non so se vi ho raccontato, non mi ricordo, so che vi ho detto prima che domani andiamo alle terme, ma non mi ricordo se vi ho raccontato dove. Andiamo alle terme Olimia, che sono praticamente circa 2 ore da Trieste, nella parte est della Slovenia.
non ci siamo mai stati, quindi sarà bello, sarà relax, soltanto per una notte, quindi 2 giorni, però sarà super relax. E spero però che questo mal di testa mi passi, sinceramente, perché è terribile. Ogni tanto non mi capita più spessissimo, ma quando mi capita il mal di testa è di quelli che non se ne va, e cerco sempre, non prendo antidolorifici facilmente, quindi quando ho mal di testa magari cerco di bere più acqua. Tipo oggi ho detto, boh, sarà il caldo, quindi bevo un po' d'acqua fresca, ho mangiato un frutto, mi sono seduta a casa, ho aspettato, ma non passava. E poi quando veramente non ce la faccio più, dopo ore che ho già mal di testa, io prendo l'antidolorifico e a quel punto non mi passa facilmente, purtroppo. Comunque, in realtà, stavo guardando, non voglio fare nomi, anche se è una ragazza molto carina lei, ma stavo scorrendo così su Instagram e su un post di una ragazza che seguo, che è anche un influencer molto conosciuta, c'erano dei commenti tipo cambi uomo come cambi mutande, e ho visto che sono esattamente gli stessi commenti che arrivano a me. E uno, penso che non ci sia tanta fantasia da parte degli haters cosiddetti che scrivono queste cose, ma d'altro canto, e lo so che è un tema che io ho toccato più volte, però secondo me è importante dirlo, ragazze, cioè donne, è assurdo che siamo proprio, cioè tanto parliamo di femminismo, di pari diritti, e poi siete le prime ad andare a lasciare questo tipo di commento, perché sono sempre le donne a lasciare questi commenti, non sempre, gran parte delle volte però sono le donne, cioè è veramente, veramente triste, perché ad un uomo... Perché se un uomo ha tante che poi... Perché se un uomo cambia fidanzata e gli viene detto bravo, e se invece una donna cambia fidanzato, cambi uomo come cambi mutande? Cioè, è profondamente sessista questa cosa, e sembra un po' di stare nel 1800, tipo, è veramente assurdo per me, cioè io non riesco a concepire, quindi quando leggo questo genere di messaggio, mi dispiace dirlo, ma mi immagino una persona frustrata che non sa nulla di come funziona la vita, che probabilmente vive tipo nel secolo passato come mentalità. È assurda sta cosa. Comunque ci tenevo soltanto a specificare questo fatto, e magari fa bene parlarne, secondo me, perché insomma dovremmo essere alla pari dell'uomo, no? Che se una donna cambia ragazzo viene additata come la poco di buono, tu, cioè non va bene così, specialmente da donne, cioè ci supportiamo soltanto al bagno, nei locali, o ci supportiamo in tutto. Comunque stavo leggendo i vostri commenti sulle ultime foto, gli ultimi video eccetera, e mi state chiedendo in tantissimi come ho fatto a dimagrire così tanto. Allora, in realtà ho perso peso, mi sono resa conto, però nell'arco tipo di un anno in realtà, quindi non è stata una cosa tanto voluta, perché lo sapete, io non è che stia attentissima all'alimentazione, più che altro mi sento quando magari esagero e magari poi... Però potrei fare un video, se volete posso farvi un video su come ho perso, perché saranno tipo 10 kg più o meno, ma ripeto, da un anno fa. Forse anche più di un anno, quindi no, sì, penso un anno, quindi se vi interessa posso farvi un video dedicato, basta che me lo scriviate nei commenti e lo farò. E interessante questa cosa, perché non, cioè l'avevo notato, ma visto che è stata una cosa talmente lenta non pensavo che si notasse o che potesse interessare, perché di solito si tende a dimagrire in fretta, invece io non l'ho fatto assolutamente in fretta in realtà, anzi ho soltanto perso quello che avevo messo su l'anno prima praticamente, quindi non è stata una vera e propria dieta, o anzi, perché io non potrei mai stare in dieta sinceramente, quindi però posso farvi il video se vi interessa, fatemi sapere nei commenti. Altra cosa volevo dire, domani non ci sarà un nuovo video, quindi scusatemi, mi sto prendendo anch'io magari un giorno qui un giorno lì un po' libero, però anche se domani non c'è un nuovo video, seguitemi su Instagram, perché vabbè che adesso carico le story anche su YouTube, e questa cosa so che vi fa molto piacere, quindi sono contenta anch'io, ma se mi seguite su Instagram basta che mi cerchiate con kissandmakeup01 e lì posto sempre un sacco appunto di storie, di foto, quindi anche se non c'è un nuovo video potete vedere nuove foto, potete vedere storie, e quindi un po' come
se caricassi un video. So che non è la stessa cosa, però comunque ci sono e potete stare come potete seguirmi, perché posto sempre un sacco su Instagram, quindi seguitemi lì, o appunto anche sulle storie su YouTube, che okay? Più o meno è la stessa cosa, solo che su Instagram si possono inserire i link, si possono inserire i tag, eccetera eccetera. Su YouTube invece non si può fare praticamente nulla. però ecco, potete seguirmi lì, perché se magari non carico un video YouTube, sono molto attiva comunque su Instagram, lo sapete, io sono super social, quindi non è che posso sparire del tutto, voglio dire. Comunque, mia family, io adesso andrò a nanna, proprio perché non mi sento ancora bene. Spero vivamente di stare bene domani quando andiamo alle terme. Quindi vi mando un bacio grandissimo, scusatemi per questo vlog sconclusionato, ma lo sapete che indipendentemente da come vanno le mie giornate, a me piace avervi vicino e filmare i vlog, che poi sono lo specchio delle giornate, quindi indipendentemente appunto dal tipo di giornata mi piace portarvi con me e avervi, anche se siete una videocamera in questo momento, però avervi qui e portarvi con me e chiacchierare eccetera eccetera, oppure anche purtroppo lamentarmi se ho mal di testa atroce. Ma come fate voi quando avete mal di testa? Che cosa prendete? Quanto aspettate prima di prendere qualcosa? Perché io ho veramente questi mal di testa più o meno ricorrenti da quando sono piccola, non so che cosa fare, cioè non posso prendere il paracetamolo, che sarebbe la tachipirina, cioè il principio attivo della tachipirina, perché sono allergica, e quindi prendo l'ibuprofene. Oggi ho preso il gladio che mi avevano dato per la distorsione al piede, che l'ultima volta mi aveva aiutato, stavolta niente, boh, non lo so, comunque datemi consigli, ragazzi. Bacio grandissimo. Ah, comunque, volete sapere un'altra cosa? Domani, ok, noi andiamo alle terme e all'aperto, ovviamente ci sono tante piscine, ovviamente anche al chiuso, però anche all'aperto, ok, danno temporale, quindi stiamo veramente incrociando le dita che non sia così, ma mal che vada staremo all'interno. Vabbè, smetto di blaterare a questo punto, vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo lunedì con un nuovo video. Piccola pausa per me, scusatemi, ci vediamo lunedì, ma seguitemi su Instagram nel frattempo. Bacio, ciao!